Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura ci occupiamo di viabilità e di autostrade. Entro la fine di luglio termineranno infatti i lavori sulla A14 e sui viadotti, dunque si tornerà a circolare su due corsie. Lo garantisce ASPI, il gestore dell'autostrada, che ha ricevuto l'ok dalla Procura di Avellino. Intanto il senatore del Partito Democratico D'Alfonso e il sindaco di Silvi Scordella chiedono che la statale 16 nel tratto di Silvi venga affidata ad ANAS e dunque torni statale adesso e comunale. Vediamo comunque il servizio di Giuseppe Dintino. Un incubo quello che hanno vissuto automobilisti e camionisti questo weekend sulla A14. Ieri la fila dei mezzi sul tratto tra Pescara e Pineto raggiungeva gli 8 km di lunghezza. Ma ora potrebbe esserci la svolta. Autostrade per l'Italia, la società dei Benetton che gestisce la A14, promette che entro la fine di luglio tutti i lavori notturni saranno terminati e che con l'ok della Procura di Avellino, giunto nelle ultime ore, sarà ripristinata la viabilità a due corsie sui viadotti. I viadotti sequestrati dalla Procura sono 13, di cui 8 in Abruzzo e 5 nelle Marche. Nel frattempo però la viabilità è ancora paralizzata, una storia che si ripete se si pensa all'emergenza traffico del periodo natalizio scorso. Questa volta però la società dei Benetton ha deciso la riduzione del costo del pedaggio del 50%, forse anche perché alle strette dopo la bufera mediatica delle ultime settimane riguardo il ponte Morandi di Genova. Lo sconto è previsto per il tratto tra il casello San Benedetto del Tronto e quello Val di Sangro. Il che ha fatto infuriare i sindaci di Vasto e San Salvo, l'Abruzzo non può essere diviso in due, è ciò che sostengono i primi cittadini del sud della regione. Il governatore Marco Marsilio intanto sta valutando se chiedere i danni per le ripercussioni del traffico sull'economia. Andrea Scordella, sindaco di Silvi, uno dei comuni che maggiormente patisce questa situazione, si è detto pronto a spalleggiare la regione. Noi siamo pronti sicuramente a spalleggiare perché le nostre attività commerciali sono in difficoltà e i nostri operatori commerciali e turistici naturalmente non vanno a beneficiare di questa situazione, ma ad aggravare una situazione che per l'emergenza Covid sicuramente può essere disastrosa per l'intero territorio. Nel frattempo i tir si riversano sulla SS16. Il senatore Luciano D'Alfonso, capogruppo del PD in Commissione Finanze, ha annunciato che scriverà presto una lettera al ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli. L'intenzione è quella di consegnare la statale ad ANAS, l'azienda nazionale autonoma delle strade. La proposta è stata rilanciata anche dal leghista Scordella, secondo il quale, seppur avversario politico di D'Alfonso, affidare la gestione ad ANAS potrebbe anche rappresentare una spinta alla realizzazione della variante della statale, che è già stata inserita dalla Regione Abruzzo nel piano delle opere strategiche. Questa non è una questione partitica o politica, è una questione diciamo, di risolvere una problematica per un territorio, per un intero territorio e soprattutto per una comunità che sta soffrendo veramente questa difficoltà. Il Comune di Silvi non può garantire una gestione sia di manutenzione che di sicurezza di un tratto che ormai non è più locale, ma è un tratto veramente a tutti gli effetti nazionale e internazionale. Considerate che ormai la statale 16 nelle chiusure della A14 diventa un passaggio del corridoio europeo e perciò diciamo, il flusso veicolare sicuramente è un flusso importante che il Comune di Silvi non può da solo gestire. Andiamo a Pescara adesso in diretta con Paolo Renzetti. Fra poco, Paolo, parleremo del futuro dell'area di risulta di Pescara. Lì accanto a te c'è il sindaco Carlo Masci che saluto, ma prima, Paolo, c'è una notizia dell'ultima ora che ci devi dare, un'esplosione, raccontaci. Sì, una notizia di pochi minuti fa, erano circa le 13:20 quando all'interno di un garage di un palazzo di via Ronchi, la traversa di via Bovio, siamo in pieno centro a Pescara, i residenti hanno udito un paio di esplosioni. Da quello che siamo riusciti a sapere, perché le operazioni dei vigili del fuoco sono ancora in corso, potrebbe esserci stata un'esplosione di un'autovettura parcheggiata all'interno di questo garage, un garage che si trova
proprio sotto un palazzo di via Ronchi, e sul posto sono arrivati diversi mezzi e squadre dei vigili del fuoco, polizia di Stato e sanitari del 118. Le operazioni di spegnimento dell'incendio che è derivato da questa esplosione, almeno secondo le prime indiscrezioni, ovviamente sono ancora in corso. I vigili del fuoco stanno facendo anche evacuare le due palazzine, quella che si trova sopra il garage e quella attigua. Al momento non si hanno notizie di feriti, ma come ci riferivano anche i sanitari, fino a quando non sarà messa in sicurezza la zona e fino a quando non sarà domato completamente il rogo, ovviamente non si potranno avere certezze sulla presenza o meno di persone all'interno del garage, dove sicuramente c'è stato questo incendio, probabilmente causato da una esplosione. Le operazioni dei vigili del fuoco sono state rese tra l'altro abbastanza complicate dal fatto che quella via Ronchi è una via piuttosto stretta, ovviamente ci sono le macchine parcheggiate da una parte e dall'altra, essendo una strada di senso unico, e dunque anche i mezzi, le autopompe, le autoscale dei vigili del fuoco hanno avuto qualche problema ad entrare nella strada, ma una volta sul posto hanno iniziato il lavoro di spegnimento del rogo. Dovessero arrivare notizie nel corso di questo collegamento, Alfredo, ovviamente le daremo in diretta ai nostri telespettatori, e poi rimandiamo all'edizione di questa sera alle 19 per ulteriori particolari. Allora, come dicevi giustamente tu, Alfredo, parliamo oggi e ringraziamo della presenza il sindaco di Pescara Carlo Masci del futuro delle aree di risulta, perché l'ultima seduta del Consiglio Comunale Sindaco è stata una seduta storica, perché dopo oltre 20 anni partirà il progetto per la riqualificazione di quelle che sono forse impropriamente definite le aree di risulta della stazione di Pescara. Buon pomeriggio ai telespettatori. Quella di ieri è stata una giornata in effetti storica, perché se consideriamo che oramai la ferrovia è in disuso almeno da 33 anni e che da circa 20 anni quell'area è stata acquistata dal comune con un accordo con l'allora Metropolis, perché RFI allora era Metropolis, e ieri abbiamo finalmente approvato la delibera che ci permette di andare in gara e di fare il bando per assegnare le aree di risulta, la progettazione e la realizzazione di tutto quello spazio di circa 13 ettari al centro della città, uno spazio preziosissimo, un giacimento ambientale ed economico di Pescara, posto al centro, a ridosso del centro commerciale naturale. Per troppo tempo è stata un'area che è tutta asfalto e parcheggio a raso, deve diventare un'altra cosa, deve diventare il centro pulsante della nostra città, e questo sarà. È stata un'impresa storica, a me piace definire il discorso della continuità amministrativa, che è fondamentale. Questo è un progetto che parte da Carlo Pace, da Nino Sospiri, da Lucio Candeloro, da quella giunta dove io ero un giovane assessore, poi è proseguito fino ad oggi. Io raccolgo il testimone e insieme a Marcello Antonelli, Lorenzo Sospiri, i consiglieri, gli assessori, mi auguro di poter arrivare al traguardo e di tagliare il nastro di quella che sarà l'area di risulta completamente riqualificata, con un parco tematico di circa 7 ettari, con 2500 parcheggi, con una hub della mobilità importante che tenga conto anche delle nuove concezioni di viabilità e anche dei mezzi elettrici, autobus, biciclette, monopattini, ma tenga anche conto della nuova concezione economica e commerciale di un discorso della next generation, tutto legato alla digitalizzazione 4.0 e 5.0. ecco, quell'area deve diventare altro e deve diventare il cuore pulsante di Pescara, e questo sarà, perché sarà anche il cuore pulsante dell'Abruzzo. Sindaco, possiamo dire che è stato questo un progetto che è stato portato avanti negli ultimi anni, come ha detto lei, con varie giunte, con vari governi al comune di Pescara, ma nella giornata di ieri questa votazione
diciamo, ha rappresentato l'epilogo di un percorso che in un certo senso ha avuto anche l'appoggio di una parte dell'opposizione, o comunque c'è stata, diciamo, non c'è stata rottura con una parte del centro-sinistra, possiamo dire così? Possiamo dirlo, perché questa era una delibera che era stata predisposta dalla precedente giunta, nella precedente amministrazione, ma era una delibera che conteneva alcune cose positive e altre che erano negative, che noi abbiamo cambiato e stiamo cambiando, perché non dimentichiamoci che in quell'area c'era il mercatino etnico, per esempio, che noi abbiamo eliminato, la ritenevamo una follia quella posizione e l'abbiamo immediatamente eliminata non appena ci siamo insediati, così come c'era la previsione di un bosco che era molto rischioso al tempo di oggi e rischiava di essere fuori controllo, e noi pensiamo invece di realizzare un parco tematico identitario. C'erano pochi parcheggi rispetto a quelli che noi riteniamo debbano essere al servizio del centro commerciale naturale, e così come c'erano pochi soldi pubblici a disposizione e c'era una esposizione privata molto ampia che faceva sì che quell'area dipendesse totalmente da un privato. Noi abbiamo avuto un'interlocuzione diretta con la regione, qui ringrazio il presidente Marsilio e il presidente Sospiri, perché hanno aumentato la disponibilità economica per l'intervento che è fondamentale per la città di Pescara e per la regione Abruzzo. Quindi oggi abbiamo già una disponibilità di una somma che è pari alla metà della somma necessaria per fare tutto l'intervento. Abbiamo coinvolto la Fondazione Pescara Abruzzo, perché il parco tematico pensiamo di realizzarlo insieme alla Fondazione Pescara Abruzzo, che si è resa disponibile e che invece in passato non c'era, perché evidentemente non aveva trovato chi la convincesse di un progetto di alto livello. E qui ringrazio il presidente Mattoscio, che è sempre pronto a intuire le novità che lui ha colto al volo. Quindi ci sono dei processi che abbiamo avviato che hanno cambiato quel progetto, e oggi questo progetto lo vediamo anche in una possibilità di un intervento totalmente pubblico, perché stiamo avendo interlocuzioni con la BEI e con la Cassa Depositi e Prestiti per capire se questo progetto può essere finanziato totalmente dal pubblico oppure se dobbiamo ricorrere al privato, ma in questo caso ricorreremo a un bando in cui il privato sia molto meno impattante rispetto a quello che era il progetto del centro-sinistra. Quindi andiamo verso una nuova dimensione, che è la dimensione che noi ritenevamo giusta, e per questo abbiamo contrastato quel progetto passato, ma di quel progetto abbiamo preso la parte migliore che ci serviva e proseguiamo in un percorso amministrativo che ci porterà alla conclusione e finalmente alla realizzazione dopo tantissimi anni, perché oramai sono passati 33 anni da quando la stazione è andata via da quel sedime che era quello naturale del 1870, e quindi guardiamo avanti con prospettive certamente migliori. Sindaco, siamo a poche centinaia di metri in linea d'aria dalle aree di risulta, ma siamo in Piazza Muzzi, che è il simbolo della movida pescarese. In questi giorni, in queste settimane, si parla tanto delle problematiche che riguardano il centro di Pescara. Se lei è d'accordo, io le vorrei far ascoltare l'intervista che abbiamo realizzato questa mattina con il portavoce del comitato Tranquillamente Battisti, Federico Di Filippo, per parlare di una problematica che poi tra l'altro state affrontando già da diverse settimane. Se lei è d'accordo, ascoltiamo l'intervista e poi le chiedo ovviamente quello che vuole fare il Comune e quello che vorrà fare il Comune per cercare di risolvere questo problema. Le associazioni di categoria, o comunque alcune associazioni di categoria, dicono che volete uccidere il commercio di Pescara, le attività commerciali del centro di Pescara e anche, diciamo, i locali che si trovano proprio nella zona centrale della città. Voi cosa rispondete? Ma a noi sembra sconcertante tanto rumore per una semplice richiesta di rispetto della legalità. Noi crediamo che la legalità non faccia male a nessuno e soprattutto non possa penalizzare nessuno. Non abbiamo nulla contro questi imprenditori, assolutamente, semplicemente vogliamo far valere i nostri diritti. Viviamo una situazione che si protrae dal 2015 di rumore notturno assolutamente intollerabile, che è stato certificato da più enti. Chiediamo semplicemente una soluzione, nient'altro. Ognuno potrà operare liberamente all'interno delle regole. Avete inviato al Comune di Pescara una diffida?
Io la chiamerei più un invito a porre una soluzione a questa problematica, che, come ripeto, è una problematica che investe tantissimi residenti. Abbiamo presentato anche una petizione sottoscritta da oltre 200 famiglie, si tratta di più di 400 firme di persone che abitano in quella zona, che anche tra cui ci sono molti di loro hanno vissuto le problematiche del Covid come le hanno vissute tutti. Non si tratta solo di pensionati o di dipendenti statali, si tratta anche di imprenditori e partite IVA che la mattina debbono svegliarsi per andare a lavorare. Avete cercato un'interlocuzione con le associazioni di categoria? Ma noi siamo sempre stati aperti a qualsiasi tipo di interlocuzione, purché questa sia seria e venga sulla base delle regole. Noi non possiamo accettare interlocuzioni su prese di posizione che possono essere di tipo ideologico. Per quanto riguarda quest'estate, che cosa voi prevedete, che cosa chiedete? Perché è chiaro che adesso gli orari si potrebbero allungare, gli orari di apertura? Ma guarda, noi non ne facciamo una questione strettamente di orari, è ovvio che un allungamento di orari, anziché migliorare, andrà a peggiorare l'attuale problematica del rumore. Noi staremo a guardare, non chiediamo, non facciamo pressioni di nessun genere a nessuno, guardiamo cosa accadrà e ci comporteremo di conseguenza. Abbiamo ascoltato dunque il portavoce dell'associazione di Via Cesare Battisti, che racchiude i residenti qui del centro di Pescara. Sindaco, è un problema, lo diceva Di Filippo, che si protrae da diversi anni. Come si muove e come si muoverà il comune? Ovviamente ascoltando le ragioni dei residenti, ma anche quelle degli esercenti. Ecco, appunto, ascoltando le ragioni dei residenti ma anche quelle dei commercianti, di coloro che hanno le attività in questa zona, in tutte le zone di Pescara. Purtroppo il problema della movida non è un problema solo pescarese, è un problema nazionale e internazionale. C'è questa voglia di esprimersi attraverso la frequentazione di spazi pubblici da parte di tante persone. Bisogna contenerle, soprattutto quando gli spazi sono al centro della città e sono di dimensioni non ampie, al punto tale da poter ospitare in maniera tranquilla tutti quanti, però dobbiamo tenere conto che attraverso queste iniziative si sviluppa l'economia di una città, quindi bisogna cercare di contemperare le esigenze di tutti. Cercare di fare sintesi. Di fare sintesi. Noi quest'anno la sintesi l'abbiamo fatta anche limitando gli orari, perché dobbiamo ricordarlo, a Pescara per 5 giorni a settimana l'orario è fino a 00:30 e per 2 giorni a settimana è fino a 1:30. Siamo al 21 luglio in pieno periodo estivo, non mi sembra che questi orari siano particolarmente proibitivi. Certo, il problema reale è che poi con la chiusura dei locali le persone rimangono nel centro, rimangono a parlare e questo crea un effetto rumore che dà fastidio. Noi qui in questa zona abbiamo 16 telecamere che controllano tutta la situazione e ovviamente i controlli comportano anche contravvenzioni, comportano sanzioni. Qui abbiamo un controllo molto puntuale con l'ordine pubblico insieme al questore, con il comitato di ordine e sicurezza pubblica, perché abbiamo per esempio riscontrato che alcuni locali, non solo in questa zona e non in questa zona in particolare, ma in alcune zone della città vendono liquori e alcol a ragazzi con età inferiore a 16 anni e questo è un vero problema e quindi stiamo sanzionando quelle situazioni e anche denunciando dal punto di vista penale. Ci sono molti più controlli, si sta vedendo in questi giorni, alcuni locali sono stati chiusi, ci troviamo anche con le conseguenze del Covid che ci preoccupano un poco come virus, perché è sempre in agguato e c'è sempre il pericolo di una recrudescenza, quindi cerchiamo di mantenere in equilibrio tutte queste situazioni. Mi sembra che rispetto al passato ci siano sicuramente più controlli,
ci sia sicuramente più attenzione, bisogna cercare di essere tutti comprensibili. Certo, quello che succedeva fino all'anno scorso con locali aperti fino alle 4, alle 5 di mattina, oggi non si verifica più. Certo, ci sta chi vorrebbe che i locali chiudessero a mezzanotte, questo soprattutto nel periodo estivo è veramente di difficile attuazione. Pescara è una città che vive anche di turismo, di commercio, di incontri, di socializzazione. Il periodo sicuramente non è quello migliore, visto che si parla di distanziamento sociale, questo termine così brutto che ci allontana. Speriamo di tornare presto a una vita normale per tutti quanti e soprattutto a una vita economica e sociale normale. Grazie, grazie al sindaco di Pescara Carlo Masci per aver accolto il nostro invito. Prima di restituire la linea allo studio, abbiamo delle novità per quanto riguarda l'incendio seguito all'esplosione in Via Ronchi. Sembrerebbe fortunatamente che non ci siano feriti, ma solo alcuni intossicati in maniera lieve. Ma come detto ai nostri telespettatori, ulteriori novità e notizie nel corso dell'edizione delle 19. Grazie al sindaco di Pescara Carlo Masci. Buon pomeriggio ai telespettatori e a tutti quanti voi. E linea che può tornare allo studio, a te Alfredo. Grazie, grazie a Paolo Renzetti e a Carlo Masci. Noi proseguiamo con il telegiornale, allora restiamo sulla cronaca con l'operazione della Polizia di Teramo che ha smantellato un'associazione di tipo mafioso dedita alla commissione di reati di riciclaggio e di illecita intermediazione finanziaria, oltre alla tratta di giovani donne, alla cessione di stupefacenti, reati violenti e punitivi nei confronti di altri connazionali. L'associazione denominata SEC era radicata in Nigeria ma diffusa anche qui da noi e in altri stati europei ed internazionali. Allora vediamo il servizio di Giuseppe Dintino. Sgominata confraternita nigeriana, la direzione distrettuale antimafia dell'Aquila ha disposto il fermo per 19 persone con l'accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso. Gli arrestati farebbero parte della Supreme Heye Confraternity, gruppo criminale gerarchico nato dalla scissione dal Black Axe, culto studentesco nato alla fine degli anni 70 per la liberazione del popolo nero dagli oppressori. L'operazione, denominata Pescia, avrebbe svelato le dinamiche del gruppo che controllerebbe la zona costiera della provincia di Teramo fino ad Ancona. Per entrare nella confraternita ci sarebbe un rito di affiliazione nel quale si presta giuramento agli Ibaka, ovvero i capi, e vi sarebbe anche una sorta di tassa di iscrizione. Secondo gli investigatori l'organizzazione sarebbe dedita al riciclaggio, all'illecita intermediazione finanziaria verso la Nigeria, alla tratta delle donne, allo spaccio e ad azioni violente verso i membri dei gruppi rivali. Le indagini sono partite quando uno degli appartenenti alla confraternita, dopo un violento pestaggio subito, ha deciso di raccontare tutto alle forze dell'ordine. Da qui sono state documentate aggressioni avvenute a Martinsicuro, scontri a Pesaro e Ancona con i rivali Black Axe, violenze contro donne costrette a prostituirsi lungo la strada provinciale Bonifica del Tronto. Il fermo è stato disposto in fretta e furia perché secondo gli investigatori molti erano pronti a fuggire verso il nord Europa. Delle 19 persone incriminate, 14 sono state poste in stato di fermo, 5 sarebbero attualmente in latitanza. Tre corrieri della droga sono stati intercettati ieri attorno alle 16 dagli agenti della Polizia Stradale di Vasto Sud sulla A14 nei pressi del casello di Vasto. Gli agenti hanno notato una Fiat Grande Punto che procedeva con velocità sostenuta in direzione sud. A bordo c'erano tre persone di età compresa fra i 26 e i 39 anni. Sono stati arrestati perché trovati in possesso di un chilo di marijuana destinata allo spaccio delle zone del sud Italia, avrebbe fruttato 10.000 euro. E noi adesso ci occupiamo di politica, sono le due leggi sul Cura Abruzzo, denominate così, varate dalla regione a guida Marsilio, al centro delle polemiche politiche. Questa mattina in una conferenza stampa all'Aquila il Partito Democratico ha fatto il punto su quella che è a suo dire l'efficacia delle due norme, molto attese tra l'altro per il contrasto alla crisi economica post-Covid. Ferma la critica dei Dem. Ascoltiamo le parole del capogruppo del PD Silvio Paolucci e del consigliere regionale Antonio Blasioli.
È una giunta totalmente ferma. Hanno annunciato provvedimenti per 144 milioni di euro e 33 misure per aggredire l'emergenza. Hanno voluto provocatoriamente chiamarle norme cura Abruzzo. Il risultato è che dei 144 milioni di euro solo 12 milioni sono arrivate nelle tasche dei cittadini e per altri 10 si è attivato un fondo rotativo di 5 mesi per i consorzi di bonifica. Delle 33 misure, solo 2 misure hanno bersagliato l'obiettivo per le quali erano convocate durante appunto l'approvazione di questa norma. È davvero una giunta ferma che ha voluto fare tanta propaganda e tanti annunci, ma che non ha realizzato una vera e propria risposta a questa emergenza. In questi mesi è stata sventolata solo un'unica bandiera, quella della propaganda. Questi sono i dati della nostra regione. Tante promesse, pochi fatti, nessun fondo arrivato nelle tasche dei cittadini abruzzesi. Ma soprattutto hanno intitolato queste leggi al cura Abruzzo. Bene, tra i primi 8 milioni di euro riprogrammati, guarda caso, proprio nei fondi dei fondi strutturali europei, quindi fondi europei, 8 milioni erano dedicati agli operatori sanitari che tanto hanno fatto bene nei mesi di marzo e di aprile per la nostra sanità, per curare i nostri cittadini abruzzesi. Ancora oggi non riescono a firmare un accordo che faccia arrivare qualche soldino in più nelle tasche degli operatori sanitari. Adesso siamo allo sport, partiamo dalla B, se non è una finale poco ci manca. Il Pescara venerdì sera è atteso dalla partita cruciale della sua stagione sul campo del Trapani, lo stesso che gli regalò la Serie A nel giugno del 2016. Le cose però sono molto cambiate adesso e nella bagarre salvezza c'è anche il Perugia di quel Massimo Oddo, timoniere della cavalcata verso la A del Pescara. Allora vediamo il servizio di Jacopo Forcella. La verità in 270 minuti, gli ultimi della stagione regolare per un Pescara chiamato venerdì sera alla prova decisiva in casa di un Trapani penultimo e penalizzato e in difficoltà anche dal punto di vista societario. Situazione impronosticabile alla vigilia del torneo per il Delfino. E il doppio impegno Granata, Trapani prima e il già retrocesso Livorno poi, diranno se l'ultima del Bentegodi col Chievo Verona sarà solo una pura formalità. Nella bagarre che investe anche la Juve Stabia 41, ma soprattutto la coppia formata dal Delfino e dal Perugia, quota 42. Queste due che si ritrovano lì a lottare per la salvezza non se la passano bene il Pescara e il Perugia, sono squadre che rischiano molto contro altre squadre che invece, ripeto, la salvezza la inseguono da più tempo, quindi devono stare molto attente a non sbagliare. Cosenza riceve il Pisa e per l'ultima giornata riceve la Juve Stabia e punterà lì a fare il sorpasso, quindi sarà sono due squadre che ancora non sono morte e che movimentano tutta la zona salvezza, con una Juve Stabia che adesso con questa vittoria col Chievo ha trovato speranze, se no era una squadra che sembrava destinata al declino. Tutte sono vive e nessuno regala nulla, bisognerà sudare sangue per salvarsi. Non vorrei che Pescara, puntando sui giovani e puntando anche adesso su Sottil, che è un allenatore sicuramente più esperto, anche se è debuttante in categoria, ma qualche esperienza l'ha già fatta, ecco, non vorrei che si fosse l'intervento sia stato tardivo, ecco, il rischio è quello, perché ripeto, a Pescara la società sa fare calcio benissimo, non sono sicuramente degli sprovveduti, però la sensazione che ho è che abbiano un po' sottovalutato la situazione. Che non sia un momento facile lo si capisce anche dai repentini cambi in panchina. Sottil qualche giorno fa ha preso il posto delle Grottaglie, mentre in Umbria da poche ore è tornato in sella, strani incroci del destino, proprio quel Massimo Oddo che conquistò la massima serie col Pescara, guarda caso proprio al provinciale di Trapani, e guarda caso contro quel Cosmi che sedeva all'epoca sulla panchina dei siciliani e che adesso, con un post pubblicato sui social, preferisce tacere. Venerdì biancazzurri senza lo squalificato Castanos e al netto dell'esito del ricorso ancora senza Galano, che sconterà la seconda delle tre giornate che gli aveva inflitto il giudice sportivo dopo la reazione di Venezia. Pescara col fiato sospeso per le condizioni di Zappa, che sarà valutato dopo il problema muscolare di ieri, ma soprattutto elemento imprescindibile negli equilibri tattici di una squadra che dovrebbe confermare il 3-4-1-2 con Scognamiglio, Bettella e uno tra Drudi e Del Grosso. Sottile in fondo sulla presenza di Zappa conta parecchio,
Bonicchio e alla fine sarà lui a prendersi la corsia di destra, mentre a sinistra sarà corsa a tre. In mezzo certamente Busellato e Memusciai e il trio offensivo solito delle ultime uscite. Un orecchio sarà anche a Venezia, dove la Juve Stabia va a caccia di punti in casa degli arancio neroverdi che tra le mura amiche sono tutt'altro che imbattibili, ma hanno un più +2 prezioso sulla coppia Pescara-Perugia. Attenzione anche al campo di Chiavari, dove si reca proprio il Perugia. Liguri a -3 dal Pisa, che occupa l'ultimo posto playoff e che sperano che il Cosenza, affamato di punti salvezza, giocherà la partita della vita contro i nerazzurri del pescarese Luca D'Angelo. Troppo presto però per fare calcoli. Il Pescara ha un jolly, che è quello interno con il Livorno di lunedì prossimo, ma senza superare l'ostacolo Trapani, quella gara rischia di diventare poco influente. È tutto per questa edizione del TG6, grazie per essere stati con noi, il prossimo aggiornamento è alle ore 19. Buona giornata.